cielo. Ama il mare. Ama gli alberi, luna, terra e sole. Ama il mondo. Amazzonia. Pieni di colori, ama i fiumi. Senti che profumi. Ama i prati, come sono nati, ama il mondo. Amazzonia. 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 Amazzonia è un polmone naturale che ci aiuta a respirare questo azzurro che sentiamo dentro. Trovo a Borba, in Amazzonia, nella città di Borba, nell'omonima diocesi di Borba, retta da Sua Eccellenza Monsignor Zenildo Luiz Pereira da Silva. Sono qui in visita a una nostra comunità religiosa. Le suore benedettine operano qui a Borba fin dal 1996, quando qui ancora non era diocesi, ma era amministrazione apostolica. E lavorano nella pastorale soprattutto e nella pastorale parrocchiale, quindi lavorano in collaborazione, in stretta collaborazione con il parroco, con i parroci che si sono alternati in questi anni e con tutte le persone che collaborano nella pastorale parrocchiale. Lavorano soprattutto nell'opera, nella catechesi per bambini e per adolescenti, giovani, adulti, catechesi, preparazione al battesimo, preparazione ai sacramenti, ma anche si dedicano alla visita alle famiglie, visita ai malati, portare la comunione agli anziani, ai malati, guidano alcuni gruppi parrocchiali sempre in stretta collaborazione con le persone che si dedicano alle attività pastorali. Sono molti i laici che lavorano in comunione con le suore e con i sacerdoti della zona. Desideriamo realizzare qui in Amazzonia il sogno di Papa Francesco, aiutarlo a realizzare questo suo sogno, e che cioè ogni congregazione religiosa venga qui con il suo carisma, porti qui il suo carisma. E il carisma delle suore benedettine è accogliere, assistere, educare, in particolare la gioventù e i bambini posti in condizione pericolosa o in condizioni di difficoltà. È un carisma che è stato affidato quasi 200 anni fa alle nostre fondatrici, le venerabili serve di Dio Maria e Giustina Schiaparoli. È un carisma che è attuale, ancora molto attuale anche oggi. Il problema dell'educazione, dell'assistenza, dell'accoglienza. Per questo desideriamo continuare ad essere una presenza qui, una presenza viva, una presenza profetica, testimoniare la presenza di Cristo in mezzo al popolo di Borba, al popolo dell'Amazzonia, questa zona così bella del Brasile, l'Amazzonia così ricca di vegetazione, ma anche così bisognosa della presenza di religiosi. Un popolo così accogliente, così ricco di umanità, così desideroso di conoscere Gesù Cristo, si percepisce la sete di Dio. E per questo desideriamo continuare a portare qui il carisma di Maria Giustina e di portare l'annuncio del Vangelo. Dio è amore e ama ciascuno dei suoi figli. E da qui, da questo luogo meraviglioso, che voglio lasciare il mio saluto a tutte le persone che vedranno questo piccolo video realizzato per descrivere quello che le suore compiono in questa missione. Na vazante do rio, todo
se põe ao plantio, pois quando as águas subirem, eis o maior desafio que é viver. A colheita de ser antes das águas revoltas, pois quando a vazante inundar, sei onde vou aportar o meu barco. Ribeirinhos guardiões da nossa casa comum, Laudato Si é Francisco chamando um a um. Hey! Ribeirinhos guardiões da nossa casa comum, Laudato Si é Francisco chamando um a um. Mil anos de história, Pan-Amazônia ancestral, pão de uma eucaristia, cosmo da ecologia integral. Nenhuma folha cai sem a vontade do Pai, pois na vazante da vida, Cristo é semente de luta e de paz. Ribeirinhos guardiões da nossa casa comum, Laudato Si é Francisco chamando um a um. Ribeirinhos guardiões da nossa casa comum, Laudato Si é Francisco chamando um a um.